Torna l'appuntamento settimanale con Garage Music Report. In questa puntata vi presentiamo un estratto del live dell'intervista con gli Underdogs, un gruppo stoner di base a Saint-Donat per Garage Music in set acustico. Buon ascolto! Raccontateci innanzitutto un po' di voi. Sappiamo che venite un po' da delle zone diverse della Marca e del Veneziano. Come è avvenuto il vostro incontro? Beh, noi siamo di base a San Donato di Piave, nel senso abbiamo lo studio, sono proprio lì. Io sono della Clea, Alberto da Caorre, quindi provincia di Venezia, Michele Oderzo, recentemente sì. Di base Susegana, quindi trevigiano. Il progetto è partito a fine 2004 con un iniziale batterista con cui avevo suonato gli anni precedenti in differenti formazioni, e niente, siamo partiti con questo progetto appunto orientato allo stoner rock, e Michele è il chitarrista che si è aggiunto poi a questo iniziale duo. Strada facendo abbiamo avuto dei cambi di formazione e adesso siamo qua con Alberto in batteria. Oggi ci presentate 6 pezzi, li avete pensati un po' inediti, altri invece dal primo album. Sì, questo appuntamento cade nel pieno delle lavorazioni del nuovo disco che stiamo registrando al Garage Studio a San Vendemiano, Treviso, e siamo proprio nel bel mezzo del lavoro, e quindi questa sera abbiamo portato freschi dei brani che in realtà sono inediti, nel senso che li stiamo registrando proprio in questi giorni. Il primo brano che si chiama? Il primo brano si chiama Gut Evil, e quello che andremo a suonare questa sera è abbastanza fedele a quello che è registrato su Dogs Without Plugs. Quindi Underdogs, Gut Evil. Per parlare un attimo del vostro genere, se andate a spulciare un po' nel web alcune informazioni, alcune influenze, beh, alcune influenze sono piuttosto distanti, almeno per noi che vediamo, c'era anche la compianta Amy Winehouse tra le varie nel Facebook vostro. Comunque il genere proposto è desert rock. Cosa significa il desert rock? Beh, allora, desert rock o stoner è comunque un riferimento appunto allo stoner rock, un genere diciamo a cui siamo legati soprattutto all'inizio di questo progetto, nel quale abbiamo fatto una ricerca proprio a livello di sonorità, di strumentazione, eccetera, perché era un genere che ci appassionava molto e che su cui ci siamo un po' basati. Anche perché è un grosso contenitore alla fine di sì. Lo stoner, cioè comprende sia parti di metal, parti magari del rock, esatto. Con rifacimenti agli anni sì, 70. Sì, diciamo che c'erano dentro degli ingredienti che ci trovavano d'accordo, nel senso che facevano parte degli ascolti che avevamo fatto appunto nel metal, anche nel mio background, insomma. Però c'erano dentro anche appunto il rock anni 70, Led Zeppelin, Black Sabbath soprattutto. Black Sabbath e Led Zeppelin sono essi stessi delle band contenitore che hanno lanciato un sacco di altri generi, e la psichedelia, quindi se vuoi anche i Doors, anche una certa filosofia, diciamo appunto la psichedelia degli anni 70, a cose un po' più moderne, fino ad arrivare al
contaminazioni con il grunge, che è anche quello una fotografia della fine degli anni 80 e degli anni 90. Un altro contenitore, ecco. Esatto. Ragazzi, continuiamo a macinare canzoni. Avanti. Avanti, cosa avanti tocca tutta, adesso? Con rock and roll. Light to take away house. Queste nuove questi nuovi brani hanno ancora dei titoli da assestare. Sì, saranno definitivi quando andremo in stampa con la grafica, insomma, con la copertina. Bugie da asporto. You got a light to take away. I can't resist to keep on. Cos'è Godown Records? Godown Records è un'etichetta indipendente italiana che si occupa prevalentemente di rock and roll, psichedelia, garage rock e stoner, appunto. E, ha sede a Savignano sul Rubicone. Però c'è una flangia, una succursale. C'è una succursale veneta di tutto rispetto del Trevigiano, costituita da Massimo Recchia del OJM, che salutiamo, che è stato appunto la persona con cui ho collaborato fin dall'inizio, anche con le band precedenti agli Underdogs, e appunto con gli Underdogs si è materializzato appunto l'occasione di collaborare con la sua etichetta, insomma, con la Godown Records, poiché il progetto era attinente a quello trattato dall'etichetta stessa. Come vengono concepite queste canzoni? Sì, allora io sono l'autore di tutti i testi. Per quanto riguarda le canzoni è un lavoro d'equipe, e poi per quanto riguarda la genesi, Michele il chitarrista e poi io col basso, insomma, ecco, diciamo per quanto riguarda proprio la partenza. I testi vengono prima? No, è un work in progress, nel senso che nella maggior parte dei casi i testi vengono scritti alla fine. In altri casi, se stiamo lavorando sul pezzo, sicuramente io ho già delle idee, e spesso capita che dentro al brano vada a finire magari il momento che sto vivendo, e quindi le cose, insomma, coincidono più o meno, ecco. Qual è la differenza tra passare dal gruppo underground e passare dal gruppo non mainstream, però insomma conosciuto? L'unica cosa che posso dire è quello che faccio io, cioè la gavetta che ho fatto io, cioè quella di lavorare tutti i minuti liberi per il gruppo e su tutti i fronti, perché noi siamo i promoter di noi stessi, noi siamo i fonici di noi stessi, l'etichetta discografica di noi stessi, in un certo senso, perché alla fine, cioè, gli album li abbiamo prodotti tutti noi, anche per organizzare i concerti, il grosso del lavoro l'abbiamo sempre fatto noi. Adesso ci ascoltiamo il quinto brano, l'ultimo dei pezzi inediti, e qual è? Loving Like a Storm. Gli spazi che ci sono all'estero, ecco, sono diversi rispetto a quelli dove sono siete trovati? Diversi gli spazi, soprattutto ci sono più locali, più club, c'è un'altra mentalità, c'è un altro livello di professionalità, anche per chi ospita appunto band o concerti in generale,
E poi la cosa fondamentale è la mentalità della gente che va a vedere i concerti, insomma, perché noi abbiamo suonato con gli Underdogs a Salisburgo, a Berlino, e insomma posso dirti che a Salisburgo noi chiaramente come ogni band abbiamo il nostro merchandising, quindi t-shirt, magliette, adesivi, le spille, il CD eccetera, e a Salisburgo è stata la data in assoluto in cui abbiamo venduto di più. Quindi non gli amici che ti seguono, non i fan, ma gente che comunque è appassionata del genere, ha pagato un ingresso, ha bevuto le sue birre e ha anche comprato il CD. In Italia questa cosa non esiste, perché non pagano l'ingresso. Se sei l'ingresso a pagamento te lo scordi di avere tanta gente, e se hanno pagato l'ingresso non compreranno mai il CD. Garage Music Report torna la prossima settimana. Questa puntata in versione integrale la potete trovare anche in video sul sito veneto1.it. L'appuntamento radiofonico con Garage Music è invece ogni mercoledì alle 18 sui 97.500 di Radio Veneto 1. Now I can see you looking for, realize you don't, we'll never get you looking for. Realize you don't want. Now I can see you're looking for.